sulle interconnessioni tra la resistenza italiana ed europea, la politica del Partito Comunista Italiano in questo quadro e i rapporti tra grandi potenze durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni fatti essenziali sono stati già ricordati. In particolare è stata ricordata la complessa evoluzione dei rapporti tra le potenze dal periodo della neutralità americana e del patto di non aggressione tedesco-sovietico alla svolta che si ha tra giugno e dicembre del 1941 con l'aggressione giapponese, con l'aggressione tedesca all'Unione Sovietica, giugno l'aggressione giapponese agli Stati Uniti, dopo la quale in dicembre, poi dopo la quale l'aggressione giapponese non è caso gli Stati Uniti, sotto la guida di Franklin Delano Roosevelt, scelgono di dare priorità, contrariamente a quanto sarebbe stato dettato in certo senso dallo stretto interesse nazionale, questo è il punto, piuttosto all'Europa e in Europa all'alleanza con l'Unione Sovietica, la quale pure da parte propria non partecipa intanto alla guerra contro il Giappone, in quella che sarà ricordata come la grande alleanza anti-Hitler. E il mio proposito adesso non è tanto guardare da vicino questo o quello sviluppo, ma piuttosto formulare o riformulare, tanto per cominciare, alcune domande di fondo, a volte implicite, che rendono interessante e significativo occuparci di tutto questo, studiare tutto questo, incuriosirsi sempre di più, lo dico in particolare ai giovani che sono qui presenti, di tutto questo. La prima di queste domande, da cui sorgeranno le altre, riguarda il modo in cui il ruolo dei comunisti italiani come protagonisti decisivi nella lotta nazionale per la conquista della libertà e quindi per la fondazione della democrazia nel nostro paese sia da collocare entro che cosa? Ma entro l'intera vicenda storica del comunismo mondiale. In quale misura, cioè, ecco la domanda che faccio, l'identificazione del Partito Comunista Italiano con la causa della democrazia in Italia, che nella resistenza diventa inequivocabile e permanente, costituisce, rappresenta una peculiarità entro la vicenda mondiale del comunismo? Certo che è una peculiarità, intendo dire, senza alcun dubbio, ma credo che c'è ancora da ragionare circa la misura e, aggiungo, il senso in cui lo è. E a che cosa serve domandarsi questo, dato che il Partito Comunista Italiano è stato ricordato qui con forza e con energia e con coinvolgimento che tutti credo abbiamo, non c'è più da tempo. Credo serva a comprendere meglio oggi che cosa voglia dire la sua scomparsa, quale rapporto essa abbia con quella peculiarità. Una volta che questa sia chiarita bene, e soprattutto, avvicinandomi al punto, io vorrei metterlo in questi termini perché credo che questi termini ci siano, quale rapporto la scomparsa del Partito Comunista Italiano sia da collocare oggettivamente, effettualmente, con il processo di formazione della presente egemonia sistemica e globale, piuttosto di un consenso anticomunista e di un genere di narrazione che a questo corrisponde, consenso che si sovrappone da tempo al consenso antifascista che influenzò largamente lo spazio pubblico in termini globali, sebbene tra molte contraddizioni per alcuni decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vi si sovrappone in modo talmente corposo da tendere di fatto a sostituirsi adesso o almeno ad affievolirlo con questa corposità sovrapposta fino a renderlo sostanzialmente inefficace in molte importanti situazioni. Sollevata una tale questione, però ancora un'altra più ampia e fondamentale immediatamente appare, premetto,
Tutti, credo, possiamo intanto osservare questo dato. Se intendiamo per geocultura una stretta combinazione di elementi cognitivi, di idee, di modi di pensare, di mentalità, ed elementi strutturali, ossia sistemici, determinanti di tempo in tempo a livello globale, non possiamo fare a meno di osservare come la forte influenza esercitata da un consenso antifascista durante tutto il terzo quartile del Novecento caratterizzò la geocultura di quel periodo come relativamente comunque la più aperta a processi e sviluppi democratici di cui si abbia conoscenza. Viceversa, la geocultura successiva entro la quale oggi viviamo, caratterizzata di fatto dall'influenza determinante di un consenso anticomunista, presenta anche strutturali processi di indebolimento e di sofferenza della democrazia. Ma se è così, mi sembra difficile, e qui però finisce la serie delle domande e comincio a venire al punto, infine, fondamentalmente, in quale misura l'anticomunismo sia realmente compatibile con la democrazia, almeno, è ovvio, se per anticomunismo intendiamo non questa o quella manifestazione del vitale e fecondo confronto tra le percezioni del bene comune, bensì una preliminare inconciliabile estraneità di mondi morali simile a quella che fonda e giustifica ontologicamente, direi, l'antifascismo. Che cosa ci dice su questo la storia del Novecento e che cosa specialmente ci dice su questo la sua fase centrale e determinante costituita dalla Seconda Guerra Mondiale? E di fatto ciò che la storia del Novecento innanzitutto mostra in quella sua fase centrale e determinante, nonché nei suoi sviluppi di medio-lungo periodo, è che il corso delle cose è stato largamente influenzato da una grande alleanza antifascista di carattere mondiale, includente il comunismo. Ed era questa la sola possibilità? No. Non era la sola possibilità. Esisteva infatti anche intanto, e fu non soltanto cercata ma anche in qualche modo praticata in vari momenti, pensiamo soltanto a tutto quello che c'era intorno alla guerra di Spagna, per prima cosa la possibilità di una grande alleanza anticomunista comprendente il fascismo. Ma non soltanto, esisteva inoltre ancora e sembrò in alcuni momenti quasi avvicinarsi a influenzare i fatti, sì, la possibilità di un'alleanza antiliberale in cui fascismo e comunismo giocassero ruoli compatibili, almeno di fatto. Soltanto la prima possibilità si realizzò pienamente e fino in fondo. E perché? Forse soltanto per un complesso di circostanze di fatto, tra le quali comunque resterebbe sempre la necessità di annoverare scelte e volizioni in qualche modo libere, ma questo è un discorso che non possiamo neanche cominciare qui, o non dovremmo piuttosto riconoscere in quel corso di avvenimenti un significato rilevante, in qualche modo cioè anche una fonte di discernimento intellettuale e morale permanente. Vediamo. La grande alleanza antifascista si formò proprio immediatamente dopo la definitiva sparizione di quella terza possibilità che ho enumerato, quella cioè di una costellazione antiliberale in cui fascismo e comunismo si trovassero a giocare ruoli compatibili, cosa che accadde, sappiamo, per effetto dell'aggressione preventiva scatenata dal Reich hitleriano contro il non casualmente e pericolosamente ambiguo ai suoi occhi potenziale alleato rappresentato intanto sempre ai suoi occhi dall'Unione Sovietica. Prima che ciò accadesse, tra la firma del patto tedesco-sovietico dell'agosto del 1939 e l'inizio dell'aggressione hitleriana, credo sia utile ricordare qui che questa terza possibilità, quella, ripeto, la metto così, di un blocco antiliberale in cui fascismo e comunismo giocassero ruoli compatibili, se non addirittura convergenti, era considerata con attenzione, era trattata piuttosto seriamente, soprattutto da due punti di vista indipendenti e paralleli. E quali? Uno era stato quello dei dirigenti francesi e di parte almeno di quelli britannici, per qualche tempo orientati a intensificare e connotare sì in senso ideologico ma anticomunista una guerra che avevano cominciato senza convinzione e senza alcuna idea precisa sul modo di condurla e soprattutto di concluderla politicamente. L'altro
era stato rappresentato dai toni della stampa di regime nel Reich hitleriano, istruita ad esaltare l'intesa con l'Unione Sovietica e tanto a fini di manipolazione del consenso interno, quanto come riflesso del temporaneo successo di correnti ideologiche interne al regime stesso che già da tempo speculavano, scommettevano su una qualche evoluzione del comunismo sovietico che lo rendesse affine e compatibile con le loro cupe idee circa qualche comunità di stirpe intesa come alternativa al capitalismo liberale. Un fiume carsico, questo, del nazional-bolscevismo, le cui diramazioni dopo il 33 avevano preso direzioni diverse nei confronti del regime, dalla distanza critica a un sostanziale allineamento. Ma perché ricordare adesso queste cose andando apparentemente così lontano dai fatti? Lo ricordate per notare e per mettere in evidenza che non esiste traccia di argomentazioni corrispondenti a questi toni nel linguaggio della comunicazione pubblica rigorosamente controllata dal regime sovietico, dal Partito Comunista Sovietico nello stesso periodo, cosa che veniva annotata con interesse allora dagli attenti e sensibili servizi di informazione britannici e certamente non sfuggiva a Berlino, così da costituire probabilmente un elemento in più nell'influenzare il corso degli eventi verso la direzione che gli avrebbe finalmente dato senso a Stalingrado. Naturalmente, tanto la situazione contrassegnata dal patto Molotov-Ribbentrop quanto la successiva situazione contrassegnata invece dagli accordi americano-sovietici di assistenza logistica e militare, dal trattato di alleanza anglo-sovietico e soprattutto dalla firma sovietica in calce alla dichiarazione delle Nazioni Unite il 1 gennaio 1942, possono essere descritte, illustrate, per alcuni aspetti anche comprese, tenendo conto delle necessità geopolitiche considerate dal punto di vista di grandi potenze e dei corrispondenti calcoli. Però, per quanto peso si intenda dare e si debba anche dare a fattori e motivazioni di tale natura, è importante notare e sottolineare questa cosa, che nello stesso periodo questo contrasto, da una parte quella che era stata nel corso del 1940 e poi ancora per alcuni mesi la diplomaticamente misurata sobrietà del linguaggio pubblico sovietico quanto al senso e alle prospettive dell'intesa con Berlino, appena bilanciata dalla prevalente connotazione in senso antibritannico e antifrancese in quei mesi delle denunce circa il carattere puramente imperialistico e niente affatto antifascista del conflitto frattanto in corso, denunce che in quei mesi non avevano poi neanche tanto da aggiungere o cancellare rispetto ai fatti, almeno per quanto riguarda il secondo aspetto, quello dell'antifascismo o del non antifascismo. Dall'altra, invece, l'enfatica condivisione dell'enunciazione di valori affidata ai più solenni documenti della Grande Alleanza a partire da quella fondamentale dichiarazione. La dichiarazione delle Nazioni Unite, appunto, firmata a Washington dal rappresentante sovietico Maxim Litvinov, insieme con i principi della Carta Atlantica, cui il suo testo esplicitamente si riferiva e rinviava. È vero, si può obiettare, certo si può obiettare, che Mosca ebbe cura di accludere una riserva unilaterale circa le particolarità storiche e nazionali di cui l'applicazione delle Carte Atlantiche avrebbe dovuto tenere conto, e infatti la politica sovietica ne terrà poi conto in modo molto esteso anche in termini territoriali, così come del resto Winston Churchill in persona, credo sia utile ricordarlo, aveva molto insistito già a Terranova nell'agosto del 1940, mentre appunto la Carta Atlantica veniva elaborata, sulle esistenti obbligazioni, manifestamente in tema di sterlina e di petrolio, da preservare comunque sulla via del libero accesso dei popoli alle risorse, alle materie prime essenziali, enunciato in quel documento. Tuttavia, semplificando e schematizzando un po', dato il tempo, resta da osservare che nessun riferimento, per non dire al Mein Kampf, comunque ad alcuna formulazione retorica di scopi condivisi, come
come invece, per esempio, nel preambolo del patto d'acciaio o successivamente tra le righe del patto tripartito, si trova, e non a caso, tra i documenti dei rapporti tedesco-sovietici tra il 1939 e il 1941, con o senza riserve unilaterali. Sicché, infine, come senso che io credo sia da riconoscere in tutto questo, tutti coloro, tanto entro la moltitudine di credenti che costituivano la sostanza e la vitalità del comunismo nel mondo, credenti nel comunismo, quanto nelle severe e tragiche sedi dove quello che io chiamo un ferreo potere temporale era esercitato in suo nome, e Litvinov era certamente tra questi, per non parlare ovviamente di Togliatti, tutti quanti tra questi e quelli avevano sofferto la solitudine e le disillusioni prodotte dal compromesso con Hitler, potevano profondamente sentire in quel capodanno del 1942 di essere ritornati a casa. E di quel clima l'esecuzione dell'Internazionale al Metropolitan di New York sotto la direzione di Arturo Toscanini resta una delle testimonianze certo più suggestive, che sbaglieremmo davvero a confinare tra i cimeli, di un passato che in noi e tra noi, per la nostra opera, non possa mai rivivere. In tale contesto, e mi avvio a finire, i due capisaldi della politica dei comunisti italiani durante la guerra di liberazione nazionale, che sono stati qui più volte ricordati, vale a dire la ricerca dell'unità tra tutte le forze che si opponevano al fascismo e l'indicazione di una democrazia certo più avanzata, ma via via sempre più chiaramente stato precisato, comunque di tipo parlamentare, come scopo della lotta, erano sì certamente espressione matura e organica di una peculiarità che del resto li caratterizzava ormai da tempo, ma almeno dal congresso di Lione, cioè fin da quando il pensiero di Antonio Gramsci aveva definitivamente impresso un carattere permanente alla loro identità e alla loro storia, ma erano ormai sempre più largamente tendenti a coincidere con che cosa? A coincidere, direi, con la direzione che finalmente la grande e terribile avventura iniziata nel mondo nell'anno 1917, grande, terribile e necessaria avventura iniziata nel mondo nell'anno 1917, sembrava finalmente voler prendere verso un suo compimento e un suo senso finalmente coerente, e a fare ciò proprio nel senso secondo ciò che Gramsci intuiva, aveva intuito quando aveva interpretato il fragile contraddittorio armistizio che aveva momentaneamente interrotto la prima grande catastrofe interimperialista, quando cioè, era il 1921, Gramsci giudicava lucidamente la Russia sovietica tanto poco socialista, scriveva Gramsci, quanto può esserlo il resto del mondo, e tuttavia indispensabile, così com'era e come intanto poteva essere, affinché il resto del mondo potesse avere respiro e tempo di trovare la strada verso il socialismo, appunto quel socialismo pieno e maturo che soltanto la combinazione organica della democrazia da conquistare con una nuova e più alta forma di economia, quindi necessariamente a partire dai punti alti dello sviluppo della civiltà moderna, avrebbe potuto realizzare. E allora, la politica democratica e nazionale dei comunisti italiani, nella resistenza e nella fondazione della Repubblica, ha insomma le sue radici in Gramsci e il suo riferimento contemporaneo, attuale, allora, nello spirito della grande alleanza antifascista a livello mondiale. E in seno a questa, appunto, i presupposti di una economia nuova, finalmente compatibile con la democrazia e con la pace, cominciavano ad essere elaborati attraverso un processo che era un processo di tendenziale internazionalizzazione
del New Deal rooseveltiano, delle riforme che avevano allora e frattanto affrontato, in qualche modo risolto in America, nell'America di allora, la grande crisi degli anni 30 mediante la subordinazione degli interessi del capitale privato e della finanza privata, e non era poco, alle esigenze collettive del diritto al lavoro e alla vita, onde appunto, come è stato ricordato, questa svolta che poi si concretizza nell'incipit di quella che è ancora la nostra Costituzione, no? Rientrava in questo spirito, rientrava per esempio nel famoso, anche consonante con il discorso delle quattro libertà, che innovava rispetto a quello che erano stati i 14 punti, eccetera, eccetera, includente qualcosa come la libertà dal bisogno. No? Ecco. Ora, E questo processo internazionale di New Deal cercava e otteneva in quel periodo il sostegno, cercava esplicitamente e otteneva il sostegno attivo dell'Unione Sovietica, avvenne in particolare nel corso della Conferenza Economica delle Nazioni Unite tenuta a Bretton Woods nel luglio del 1944, anche al fine di battere quelle che per il momento erano sorde resistenze conservatrici acquartierate nelle sedi del potere economico e finanziario globale sulle due sponde dell'Atlantico e in particolare in quelle della Manica. Per il momento, appunto, perché le cose poi sarebbero andate molto diversamente a loro favore e vi andarono da allora ad oggi, si può dire. Insomma, c'è molto, credo, da mettere a posto, da rivedere in una molto troppo comune narrazione della politica democratica e nazionale dei comunisti italiani, che la dipinge spesso come una qualche realistica presa d'atto dell'imminente divisione del mondo in sfere di influenza, perciò come rinuncia a una qualche variamente definita o definibile rivoluzione. Certamente, invece, il partito di Togliatti si muoveva in una prospettiva che non prevedeva né comunque considerava ineluttabile la successiva divisione dell'Europa e del mondo in blocchi contrapposti, e questo non diversamente da come risulta non soltanto dalle dichiarazioni ufficiali di allora della politica sovietica in quegli anni, ma dalla abbondante documentazione che ormai da tempo illustra dall'interno il suo processo di formazione, tanto che, e qui concludo, gli storici che tuttora considerano ineluttabile la guerra fredda, pur essendo ovviamente molto più vicini all'uso pubblico prevalente della storiografia in seno alla geocultura contemporanea di cui dicevo all'inizio, ammettono ormai molto spesso, quasi sempre in qualche modo, quando sono seri, e in grandissima maggioranza lo sono, la necessità di giustificare questo giudizio. Quanto poi ci riescano è altra questione. Grazie.